Ciao bellezze, allora vi voglio far vedere la novità di Kiko, la collezione, la prima tranche della collezione natalizia, che si chiama esattamente Cosmic Starlet. Allora, i packaging sono tutti rossi. Allora, io ho acquistato 1, 2, 3, 4, 5 pezzi. Poi dovrà arrivare la seconda tranche che ci saranno anche altre cose. Allora, vi faccio vedere intanto quello che ho acquistato io. Io ho acquistato un lip set, quindi è composto da un rossetto. Guarda che bellina, la confezione è vellutata. Un rossetto che però le commesse mi hanno detto non essere molto... essendo un po' lucido, non rimane molto pigmentato. Il packaging è quello nuovo che ormai faranno sempre così, quello con, diciamo, con la calamita. Io ho preso la numerazione, la 02, questa colorazione qua, e anche la matita che ovviamente è abbinata. È una matita di quelle automatiche. Poi magari più in là vi faccio un video tutorial con questi prodotti. Poi, cosa ho preso? Ho preso un Cosmic Glam, si chiama, un kajal eyeliner, è un duo, quindi da una parte troviamo il kajal e dall'altra troviamo l'eyeliner. Allora, io ho preso questo che sarebbe un color nude, il kajal, e l'eyeliner, che è all'interno qua, è un viola scuro, non è un nero, perché l'abbiamo praticamente l'abbiamo swatchato in negozio con la commessa Daniela, alla quale mando un bacio. Ce ne sono due Daniela, oggi c'era Daniela più piccola, più grande, non lo so, forse erano la stessa età quasi, comunque Daniela 1, diciamo. Li abbiamo swatchati insieme, e questo è viola scuro. Invece quello che ha il kajal nero qua, sono quattro tonalità, quello che è il kajal nero, è nero anche l'eyeliner. Quindi questo era il secondo acquisto. Poi cosa ho preso? Ho preso, di questo ce ne sono due nella collezione, io ne ho preso uno, la numerazione è la 02 e si chiama Fairy Movie, no, Movie no, Movie. Ve lo faccio vedere, faccio prima, evito qualche figuraccia. Allora, ed è un blush. E anche qui il packaging mi è piaciuto tanto perché ricorda il Natale. Io sapete che adoro il Natale, da poco, ma lo adoro. Guardate, è una meraviglia, è bellissimo. Cioè, proprio anche il prodotto è fatto con questa forma. È veramente bello. Poi è uno specchio bello, grande, molto molto carino. E questo lo indossava la commessa e quindi mi è piaciuto, indossa lei perché è chiara come me, quindi ho detto ma sì. Poi ho preso una cosa che io non avevo nella mia collezione make-up, quindi po non potevo non prenderla. E quindi anche mio marito mi ha detto, cosa fai? La devi prendere. Allora, si chiama Angel Kiss Set. E io ho preso, ce ne sono quattro formulazioni differenti, quattro gusti differenti. Io ho preso Candy Can. Allora, ed è un set con uno scrub labbra e un burro di cacao sostanzialmente. Quindi questo set che non avevo e ora ce l'ho. I profumi sono veramente belli, ce n'è uno al miele che sembra proprio che ci sia proprio miele e zucchero e basta. È veramente bello. Poi ho preso cosa ha fatto la Kiko? Ha deciso di fare un altro kit. Vi ricordate nella collezione precedente? Kit contouring in crema, quei due matitoni. Adesso l'ha fatto in polvere. Ecco qua il packaging esterno. Adesso vi faccio vedere. Interno è sempre così. Questi ci sono in due tonalità. C'è anche il suo kabuki. In due tonalità, io ho preso la numero 02, la medium to dark. Vi tolgo la plastichina, se riesco.
così vedete meglio. Ah, ecco, il pennello è incastrato qua. Ok. Ok, perfetto. Quindi questo nuovo kit contouring, essendo in polvere, quindi è totalmente diverso dall'altro. Ok, questi erano i miei acquisti. Poi ho preso anche, non c'entra niente, ma sono sempre chicco, li ho presi oggi, due ciglia finte. Comunque, quindi, nuova collezione, mi è piaciuta tantissimo, deve arrivare la seconda tranche, come vi ho già detto. C'erano anche dei profumi a 29,90 e i prezzi diciamo che sono intermedi. Forse i profumi a 29,90 è un po' costoso, però ci sono 100 ml di prodotto, quindi comunque dura un bel po'. Comunque, ragazze, se avete magari lo store online, avete la possibilità di andare a guardare, sbirciate un po', perché la collezione vale veramente. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!